Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati in un nuovo test mod. Un test mod per console e per PC, ma è un test mod che interesserà quasi esclusivamente agli amici di console, e io l'ho portato proprio per loro. Trattasi di un altro pack Autoload, ma a differenza di quelli usciti, questo ha qualche cosina in più. Ad esempio, abbiamo la possibilità finalmente di caricare non solo i prodotti delle fabbriche, come ci permettevano di fare anche gli altri Autoload, ma di caricare anche i sacconi, i sacchi di fertilizzante, calce, semi, cibo per suini, orzo, il sale, eccetera, eccetera. Quindi già questa è una novità non piccola. Allora, innanzitutto vediamo dove trovare i due carrelli. Li troviamo in categoria carrelli, ovviamente. Eccoli qua. Lizard Logistic è bellissimo. Abbiamo Pallet Trailer e Big Bug, Trailer. Qual è la differenza fra i due? È che il primo, il Pallet Trailer, vi serve per, come vedete, i semi, la calce, il fertilizzante, il cibo dei suini, l'avena, il frumento. Ovviamente sacchi d'avena e frumento sono quelli che allo shop vengono venduti come cibo per cavalli e galline, il sale e il mangime minerale. Una volta cliccato sul carro, poi dovete scegliere la configurazione di quello che dovete caricare. Vedete che c'è anche l'iconcina davanti per aiutarvi. Quindi potete scegliere tra fertilizzante, calce viva, semi, cibo per suini, avena, frumento, sale antigelo e mangime minerale. Ovviamente non c'è necessità di comprare un carro per ogni prodotto, basterà andare in officina durante la partita e cambiare la configurazione a secondo di quello che dovete caricare. Poi potete scegliere la marca gomme, Lizard, Mitas, ecco qua le due disponibili, e il colore principale del mezzo dell'attrezzo, potete sbizzarrirvi come vi pare, e inoltre anche il colore dei cerchioni, e poi ovviamente potete selezionare la targa. Mentre l'altro carro è il Big Bag Trailer, che serve appunto, come vedete, per caricare tutti i tipi di prodotto delle produzioni, esattamente come l'altro Autoload. Qua ovviamente li accetta già tutti di default e non ha la necessità di essere selezionato il prodotto, cioè li carica già tutti quanti. Vedete Lizard, Mitas, anche qua colore principale, anche qui vi potete sbizzarrire come volete. Andiamo a vedere il funzionamento del primo carro. Mettiamo caso io abbia questi bellissimi sacconi di fertilizzante da portare in farm. In questo caso dovrò assicurarmi che il carro sia settato per il fertilizzante, e lo è, vedete l'icona, vedete l'iconcina. Saliamo sul nostro mezzo, ci avviciniamo e se apriamo l'F1 vediamo che ci viene l'icona del ricarica container, un po' come se noi dovessimo ricaricare i semi o il fertilizzante da sopra un carro o sopra una seminatrice. Esattamente con lo stesso tasto, esattamente con la stessa metodologia, noi andiamo a ricaricare, solo che questa volta, invece di apparire il fertilizzante sciolto, vedete che sul carro appariranno appunto i sacconi di fertilizzante. Ovviamente sono delle cose standard, delle cose di default, cioè voi vedrete sempre apparire questi sacconi con scritto, vedete, fertilizzante, calce, semi, eccetera, eccetera, per il discorso che vi avevo fatto l'altra volta per l'altro Autoload, cioè per alleggerire il modello 3D. Non è che il modder si poteva mettere a caricare sopra lì i semi, i fertilizzanti, e far apparire una volta uno e una volta l'altro, perché la mod sarebbe pesata troppo e non sarebbe potuta finire sulle console. Una volta che voi avete ricaricato tutto quanto, la portate in farm, lo portate dove cacchio vi pare, e poi andate a fare scarica, esattamente così. Guardate, tasto scarica, ecco fatto, e il gioco vi ridà esattamente i fertilizzanti. Come vedete, sì, ok, se comprate Big Bug, cioè sacconi, vi ridà questi qua, però raga, non è che se può voler tutto dalla vita, insomma.
E questo è lo stesso identico procedimento per i semi, per tutto il resto. Bisogna accontentarsi, raga, bisogna un pochettino accontentarsi. E invece, per quanto riguarda i pallet di produzione, il funzionamento è quello dello scorso video dell'altro autoload, ovvero, come vedete, vi avvicinate ai vari prodotti, ai vari pallet, in questo caso è la farina, e attenzione, perché appena vi avvicinate l'autoload inizia subito a caricare il prodotto, perciò state attenti, ragazzi, state attenti. Ve lo rimostro un'altra volta, basta avvicinarsi ai vari pallet che dovete caricare e lui li risucchia immediatamente all'interno. Anche qui abbiamo una texture unica, vedete, abbiamo degli scatoloni e lui, insomma, carica il prodotto, che potete voi però vedere dall'icona qua sotto del riempimento, cioè che tipologia di prodotto avete. Però ripeto, mi raccomando, attenzione, perché appena vi avvicinate a un prodotto lo risucchia al suo interno. Ma con questo carro qui, ragazzi, potete stare tranquilli. Vi ricordate l'altro? Se passavate vicino ad un prodotto e avevate un altro prodotto sopra, lo perdevate e vi caricava quello. Invece in questo caso potete tranquillamente andare vicino ad altri pallet. Vedete, noi abbiamo la farina, andiamo vicino a pallet di pane. Ecco, se avete già un altro prodotto sopra, vi potete avvicinare tranquillamente a un altro prodotto che non ve lo carica stavolta. Hanno fissato questo piccolo problemuccio che c'era con questi autoload. Poi, per quanto riguarda lo scarico è esattamente come sempre, ovvero ci abbiamo il tasto scarica, e con il tasto scarica, vedete, lui dietro vi scarica tutti i pallet che avevate precedentemente caricato. Niente di più facile, amici miei. Io a questo punto voglio sapere la vostra, commentate amici di console, se siete contenti dell'arrivo di questo autoload, che secondo me attualmente è il migliore per le console, perché vi permette di caricare, di fare una doppia scelta, insomma. Insomma, ve lo consiglio. Fatemi sapere nei commenti se preferite questo, se preferite il TLX, se preferite quello del Shaba. Insomma, dite la vostra, che a me interessa sempre. Poi, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi. Vi ricordo che il canale vive, sopravvive, va avanti grazie agli amici abbonati, anima, vita e cuore di tutto quello che faccio, e che sono in live tutte le mattine alle 11, tutte le sere alle 20:30 sull'altra mia piattaforma che trovate in descrizione, dove, se avete Amazon Prime, potete venirmi a sostenere gratis con un abbonamento. A questo punto io, ragazzetti, vi saluto, vi mando un bacio. Ci vediamo ai prossimi video. Ciao!